Siamo col sindaco Francesco Gaudieri. Prima, durante il consiglio comunale, il consigliere Palladino ha chiesto delle cifre economiche che c'erano in bilancio. Il sindaco ce le può ripetere? Ho dato contezza al consigliere Palladino e a tutti i consiglieri presenti in aula che dell'esistenza di una progettualità specifica in materia di lavori pubblici. Questi lavori pubblici, che in effetti dovrebbero essere realizzati nel corso del triennio, riguardano soprattutto due grandi opere: quella della riqualificazione urbana di via Consolare Campana, finanziata per 1.450.000 euro da parte da realizzarsi ad opere del provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonché la riqualificazione urbana di Corso Europa, anch'essa finanziata per 1.550.000 euro. Sono due opere allo stato già finanziate, per i quali è in corso già l'espletamento per il relativo affidamento, anche se tutto è demandato, come dicevo prima, alla regia e quindi alla gestione del proprietario regionale delle opere pubbliche. Ma abbiamo in animo anche di realizzare il piano segnato di Via della Libertà, ex via Marchesella, nonché il rifacimento della casa comunale, il progetto generale del locale cimitero, gli impianti fotovoltaici sugli istituti di Via Bologna e Italo Calvino, così come abbiamo intenzione di realizzare, di portare a termine la riqualificazione urbana del quartiere Sant'Agnello con la creazione di nuovi posti auto e soprattutto gli impianti di videosorveglianza sul centro storico e su Villa Ricca Nuova, soprattutto nelle aree ambientali maggiormente soggette a tentativi di aggressione incivile e criminale da parte delle ecomafie.